prova a farsi sentire il pubblico di Novara. Ancora Samantha Brisson alla battuta. Forza, viene su Plac, arriva un ace per Brisson, come in gara 2. La battuta di Brisson sta mettendo in enorme difficoltà Novara. Sì, questa veramente una battuta molto difficile da ricevere, una palla, una via di mezzo tra float e rotazione, con questa rotazione di servizio, vediamo, molto brava Hill. Molto in campo Brisson, palla battezzata da Sansona, palla in campo di almeno 30 centimetri. Un colpo molto alto che sfiora anche le mani del muro e cade veramente nell'angolino, molto brava Volosh, e brave, ottima azione di cambio palle. Battuta di Brisson, all'ensa della messicana. Sì, già nell'azione precedente che Scurupo aveva salvato buttando di qua un bugger che nel campo di Conegliano non era stato giocato, ancora un momento di difficoltà in ricezione. Volosh va da Brisson, la pipe vincente di Samantha Brisson, non riesce a difendere questa palla e gol, che piega poco le ginocchia. Sì, male in questo caso anche. Teso su Hill, non una gran ricezione, Brisson con la pipe, questa è un'altra volta una palla da difendere, tocca il muro. Molto bene Volosh, un po' più disattente di nuovo nel campo di Novara, anticipare le situazioni di muro che riesce solamente a toccare la difesa. Novara, Wright ancora spinge bene il servizio, buona ricezione di Brisson che poi viene chiamata in causa, scenerà Volosh il suo gioco e Conegliano si esalta. Brisson al servizio, sta sbagliando. Scorupa col suo servizio, sempre su Hill. Volosh per Brisson, deviata dal nastro, questa è la palla da difendere tutta la vita. Sì, peccato per la Igor in questo caso, perché la battuta, il turno in battuta di Scorupa è sempre un giro positivo per la Igor e c'è un'occasione sprecata di. Efficace la battuta di Zanoni, Volosh per Brisson, la palla schizza sul nastro, è anche fortunata Conegliano in questa circostanza. Sì, non so se credo la si sia in right, forse sì, sì, sì. Sua battuta su in right, Scorupa proprio per la portoricana, la difesa di istinto di Hill, Fabris, la difesa di Zannoni, la palla a rete, tocca a Chirichella su intervento di Danesi, può intervenire in right la muro di Conegliano e poi l'attacco di Brisson, cioè il tocco del muro. La palla, se non sbaglio, potrebbe essere anche terminata dentro il campo di Novara, non ho visto benissimo, un colpo, ecco vediamo, sì sì, è nettamente dentro, una palla tagliata, brava la messicana. Tiene bene Brisson, Volosh proprio per la messicana, tocca il muro di Novara, ma c'è anche l'invasione. Che Piccinini con il right provando a girare le situazioni tattiche preparate da Conegliano. Subito una free ball per Conegliano, il muro out di Novara, sta mancando tanto il muro alla Igor. Sì, in questo caso c'è un po' di ritardo nello spostamento e non riescono le ragazze della Igor a invadere. Ricala va su Hill, Volosh per Fabris, tocca il muro di right. La difesa di Novara, Chirichella in bagger, Peregon, palla non semplicissima, buona difesa di Brisson, il pallonetto di Hill non è una grande idea, Scorupa sposta per Enright che va in parallela, grande difesa di Brisson, però torna nella metà campo di Novara, poi ancora Enright, ancora Brisson, ancora possibilità per Novara, palla non semplicissima, difesa di Fabris, grande scambio, Brisson trova la difesa di Chirichella. Scorupa per la pipa di Placa che prova a piazzare, non trova il campo, bello scambio, poca pazienza sempre a cercare Placa, Chirichella col primo tempo ancora però molto basso, free ball nella metà campo di Novara, Scorupa va da Placa, il muro di Melandri, Scorupa palla molto dentro al campo per Placa, la difesa di Hill. De Gennaro ribalta il gioco, lo fa molto bene per Brisson, Conegliano con una marcia o due in più direi, senza ombra di dubbio. Sì, sono d'accordissimo, in questo caso tempo di salto sbagliato da parte del muro di Novara.
Skorupa, va da Plak, tocca il muro, bella difesa di Volosh, la difesa di Sansonna, Skorupa per Egonu, la difesa ancora super di Conegliano, Brisio e va a segno Samantha Brisio. C'è solo da applaudire in questo momento una Imoco nettamente superiore a Novara, non c'è nulla da dire. Bravi, molto bravi, Igor fa fatica moltissimo a ricostruire anche a livello fisico. Ho visto due o tre rincorse un po' lente, un po' in affanno sulla rigiocata, mentre molto più brillanti nelle azioni di contro. Skorupa va da Plak, che si prende il muro, la difesa distinta di Novara con Gibmeier. Free ball, contrattacco per Brisio, chiude lei, ma Novara a mio avviso ha staccato la spina un'altra volta. Sicuramente è una situazione molto molto complicata da ribaltare. Meriti a un Conegliano impeccabile, prima di tutto bisogna dare meriti all'avversario quando le sconfitte sono così nette e così eclatanti. Se Conegliano è riuscita a, diciamo, quasi riuscita ad espugnare il pala Igor in maniera netta, sicuramente 9-24. Volosh, Brisio, chiude lei 25-19, la partita a senso unico dominata da Conegliano, ancor più forse di quanto Novara non avesse dominato gara 1, ma soprattutto lo fa in casa di Novara, ribalta l'inerzia della serie, si porta a Treviso con l'opportunità di conquistare lo scudetto sul proprio campo. È chiaro che Novara, questa è una finale, se vuole tenere vivo il suo sogno dovrà saper fare altrettanto sul campo della Imoco. Molto bene Conegliano, facciamo i complimenti a Imoco, e anche uscire da una situazione difficilissima dopo un infortunio così traumatico e così difficile a metà gara, veramente merito a questa Conegliano. Novara, una delle più brutte partite dell'anno sicuramente, però ecco, di fronte ha avuto un avversario molto molto forte, molto molto presente, quindi 2-1 Conegliano e si va avanti nella serie. Ebbene sì, questa è una finale, la finale si gioca sul 5-7, questi sono tre set che sportano la bilancia dalla parte di Conegliano, ma che ancora non assegnano lo scudetto. Certo, ci vorrà una vera impresa per Novara, intanto le lacrime. Massimo Bartolini potrebbe optare per un sestetto più equilibrato per avere qualcosa in più di azione, cercare di giocare magari qualcosa in più con i centrali e rinunciando allo strapotere ovviamente in attacco di Luca. Chiaramente, ecco le pantere che sono state presentate, starting six dicevamo che è quello con De Gennaro, Brisio, Melandri, vedete poi Danesi, Fabris parte, sono andate a dare il 5, il doppio 5 sia Robin De Cruyff e a Folli, sono due infortuni pesantissimi ma che hanno dato forse quel qualcosa in più in gara 3, no? Anche per stringerci intorno alla volontà, alle lacrime di Melandri, se ne è parlato in settimana, no? Conegliano ha dimostrato una grande forza di squadra e di insieme, oltre a De Cruyff e Folli. Gruppuscolo di amici e di al servizio Hill, attacco, primo attacco per Brisio ed è buono, risponde subito 1-1 e il palaverde risponde, si infiamma subito, va al servizio Volosh, ancora e sempre con la palla ancora in gioco, Skorupa in bagger e Gonu che attacca, ma c'è il contrattacco di Conegliano con Brisio, diagonale per Sansonna che non tiene. Sentite il palaverde, è da spinta assoluta, ogni punto fatto sembra che veramente sono partite molto controllare. Volosh, buona la battuta, Enright in bagger, Skorupa che ancora la cerca, Enright parzialmente rigiocabile questa palla, Skorupa ancora per Enright due volte. C'è Brisio che rigioca in bagger e adesso tocca a Brisio, diagonale che invece non lascia scampo. Ottimo lavoro, il muro difeso di Conegliano e poi il contrattacco vincente di Brisio. È giusto dire che Brisio forse la stavano martellando, ma è migliorata tantissimo. Skorupa, c'è Brisio, Volosh e ancora Brisio che va con il pallonetto, mamma mia.
e la smorfia, è stata bella la smorfia di Brisio, perché ha guardato Volos e ha detto io l'ho provato. È andata anche bene. Tutta palla caduta dalla parte di Novara, avere 2 centimetri. Attacca Brisio, mani è fuori, palla la lascia andare del Gennaro, era lì. Lockout sulle mani di Mittermaier. E risponde Santarelli con il suo cambio, cioè dentro Cella, fuori Danesi, e dall'altra parte invece ritorna a servizio. È buona Hill, spinge Volos per Samantha Brisio, che non si fa pregare e mette giù questa palla. 22-19, torna a più 3 con Volos che sbuffando, se così, primo set. Ancora si gioca con Brisio che cambia all'ultimo, le mani di Sanson che non permettono né a Den Wright né a Chirichella di giocare questa palla, che è finita contro il seggiolone dell'arbitro. Eccolo lì, c'era anche arrampicato. 5-3, prende 2 lunghezze di vantaggio Novara. Il Sanson in bagger con Egonu, che viene rigiocata da De Gennaro. Prima palla in campo, bell'attacco di Brisio da posto 2 in diagonale, la palla rimane in campo. C'era nettamente, anche nettamente. Batte ancora con Egliano, and Wright prova a risolvere, Scorupa, non ci riesce, l'attacco di Hill. Egonu un pochino in difficoltà, però riesce a dare ancora la possibilità a Dan Wright di schiacciare, ma si rigioca con Brisio che tira una cannonata, ma viene rigiocata, poi funziona il muro di Conegliano. E allora adesso Brisio, inutile che vi dica se è dentro o meno, avete sentito il boato, quindi fate un po' voi. Gran colpo di Brisio, ma grossa difficoltà di Novara, che in questa azione ha avuto 3-4 attacchi per chiudere il punto e non l'ha chiuso. Buona anche questa battuta, viene di qua la palla e allora può riattaccare Conegliano. Lo fa con Brisio che trova il punto numero 7. Conegliano di nuovo sotto. Black di qua, Melandri non chiude, ma il bagger è disastroso tra Egonu e... passa millimetrica Chirichella, ma c'è De Gennaro che vola letteralmente. Brisio la tiene Chirichella, l'arbitro dice di no, si può giocare, allora c'è De Gennaro, ancora Becchis per Nicoletti, la palla rimane in piedi, ancora si rigioca, un boato da una parte e dall'altra, ancora Conegliano, l'attacco spinge su Brisio. Il muro tiene, può giocare di bagger soltanto Scorupa per Egonu che non passa, e allora Scorupa in bagger ancora, Plac tiene il muro di Conegliano, Piccinini in bagger, Scorupa che sceglie Egonu, scambio lunghissimo, vola De Gennaro, attenzione Hill, palla che si rigioca ancora, è lunghissimo questo scambio, Becchis che sceglie Brisio, pallonetto millimetrico, va a terra questo pallone, uno scambio meraviglioso, perfino De Gennaro che di solito non è, chiede ancora una volta l'incitamento del pubblico, ma più di così penso che o scoppiamo o non lo so cosa facciamo. Questa un'azione lunghissima, mamma mia, molto molto combattuta, arriva il timeout. Il Becchis, è un attacco vincente di Brisio, attacco vincente di Brisio, adesso Santarelli giustamente chiude il doppio cambio, ritorna con l'attacco a 3 Novara, Polo centrerà il servizio e Fabris davanti. Bravani non è dietro l'angolo. E storica tifoseria al baluardo. Sì. Attacca Conegliano, lo fa con il primo, mani e fuori di Brisio. Bel colpo di Brisio qui sulle mani di Scorupa. Scorupa di là. Attacco di Brisio. La giocata di Volos ancora, questa pipe leggermente spostata sul primo tempo, giocata molto rapida con lui. Metti di qua, Piccinini, Scorupa, Egonu, torna la ricezione ancora per Conegliano, attacca il Sanson, si rigioca ancora con l'attacco di Piccinini adesso che prova a metterla giù, lui
ancora Novara, si rigioca con Conegliano, Fabri! Molto difficile sentirsi, ma è giusto così, è stata una grande partita e una vittoria meritata per quanto riguarda Conegliano. Che ha saputo gestire al meglio il match ball che gli è capitato in casa dopo la terza gara in cui aveva espugnato appunto Novara, quindi complimenti, è stata una gran bella gara anche sotto il profilo di molti giocatori come citavi tu, MVP anche per me, Volos, insomma direi che è stata una gran finale, una gran serie finale. MVP per Volos, per il tipo di gioco che Conegliano è riuscito a esprimere. Era partita male, dobbiamo ricordarlo che in gara 1 era uscita sconfitta 3-0 Novara in modo netto. Poi c'è stato quel primo set di gara 2 qui al Palaverde dove da una situazione di 20-24 è rientrata. Un braccio tra Chirichella, capitana della nazionale italiana, e De Gennaro, libero della nazionale italiana. Sono degli abbracci bellissimi perché lo sport è anche questo, lo sport è questo, lo sport è essere campo ancora con Scorupa, Chirichella, Barbo. Sta montando il palco, sta montando il palco per la premiazione, è una premiazione che andrà a suggellare questo momento, storia di premiazione come sentite dallo speaker per la Coppa dello Scudetto che verrà alzata dalle ragazze di Conegliano che hanno vinto nella loro storia il secondo scudetto della società Coppa Volley Conegliano. Metto in campo Rafa Bolì, Robin De Quin, Robin De Cruyff, insomma ci sono tutte a suggellare un momento importante che arriva a chiudere una stagione che è stata abbastanza, poteva pensare che le ragazze potessero mollare, potessero cedere, invece così non è stato. Altro bel abbraccio tra Chirichella e Santarelli in mezzo al campo, con Santarelli che adesso viene a prendersi gli abbracci naturalmente dello staff, con un Santarelli che durante questa annata, a parte infortuni, è stato colpito anche da un grave lutto, morto il papà. Immagino che il primo pensiero per Santarelli sia proprio stato per il papà, venuto a mancare poco tempo fa, quindi un ricordo bellissimo e un'emozione altrettanto gigante per Daniele Santarelli che era qui vicino a noi, sta salutando il pubblico e adesso sono queste interviste che lasciamo scorrere naturalmente e lasciamo andare per quanto concerne appunto il proseguimento sul nostro canale dal Palaverde, dall'Imoco, perché ormai è Imoco il Palaverde Zeppo questa sera come non mai, decreta la vittoria dello scudetto per la compagine conegliano che quindi adesso va ad effettuare le premiazioni, va ad effettuare naturalmente, va ad alzare la Coppa dello Scudetto, va ad alzare il secondo trofeo che ha vinto nella sua, seppur
breve per il momento. Storia. È tutto da parte di Mirko Villanova, che vuole ringraziare anche Silvia Giovanardi, che durante l'anno ci ha accompagnato con gli appuntamenti tecnici, poi con il tecnico Negro che abbiamo sentito in precedenza, che è stato ospite diverse volte della nostra come seconda voce. Insomma, da parte mia, da parte dell'Ivoco Volley Conegliano, da parte del Palaverde, un risentirci al prossimo anno, un rivederci al prossimo anno, e naturalmente Forte Moco in questo caso lo dobbiamo dire, secondo scudetto per la società di Conegliano. Linea definitivamente allo studio. E ora la squadra vincitrice
Oh.